amici e benvenuti nella mia cucina con le ricette segrete di Tami. Oggi prepareremo insieme la buonissima focaccia barese. La focaccia barese è un prodotto lievitato da forno tipico della Puglia e diffuso specialmente nelle province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Taranto, dove si può trovare abitualmente nei panifici. Però oggi noi la prepareremo in casa e mi raccomando, seguite tutte le mie istruzioni e vi uscirà una focaccia davvero buonissima. Iniziamo con il procedimento e gli ingredienti? Andiamo! Ingredienti: 350 g di farina zero, 250 g di semola rimacinata, 390 ml di acqua a temperatura ambiente, 10 g di sale fino, 5 g di zucchero, una patata lessa di circa 150 g, 12 g di lievito di birra fresco oppure 7 g di lievito disidratato secco. Prepariamo gli ingredienti. Prendiamo un po' di acqua dal totale e sciogliamo circa 12 g di lievito di birra fresco. Aggiungiamo anche circa 5 g di zucchero e miscegliamo insieme al lievito e l'acqua. Inseriamo in planetaria, usando il gancio, le due farine, quindi 350 g di farina di tipo 0 e 250 g di farina di semola rimacinata. Azioniamo la planetaria e iniziamo ad impastare ad una minima velocità. Aggiungiamo il lievito sciolto in acqua insieme allo zucchero. Aggiungiamo adesso 390 ml di acqua, inserendola nell'impasto poco per volta. Aggiungiamo 150 g di patate lessate e schiacciate, inserendo sempre nell'impastatrice poco per volta. Verso impasto quasi ultimato, inseriamo il sale fino. E continuiamo ad impastare altri 10 minuti, finché il nostro composto non risulterà ben incordato.
Adesso trasferiamo il nostro impasto su una superficie con alla base almeno circa 200 ml di olio d'oliva. Dividiamo l'impasto in due o in base alla teglia che dobbiamo utilizzare. Forniamo i panetti in maniera distanziata. Ungiamo l'impasto anche alla superficie con un po' di olio d'oliva e copriamo con pellicola e con un canavaccio. Facciamo riposare l'impasto per circa 2 ore, finché non sarà raddoppiato di volume. Per la nostra farcitura occorreranno 500 g di pomodorini ciliegino, origano quanto basta, olive barlettane, olio d'oliva quanto basta e sale fino quanto basta. Prendiamo le teglie e stendiamo il panetto, inserendo l'olio di oliva alla base su carta da forno. Ungiamoci le mani con olio e stendiamo fino al bordo, punterellando con la punta delle dita. Adesso tagliamo i pomodorini a metà e distribuiamo sempre in maniera generosa, spremendo però i pomodorini direttamente sull'impasto. Inseriamo l'oliva uniformemente, un filo di olio e una spolverizzata di sale fino. Quando sarà pronta e ben farcita, facciamo riposare la nostra focaccia scoperta per circa 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, inforniamo la nostra focaccia nella parte più bassa del forno a 250-270 gradi per circa 40 minuti, in modalità statica. Per vedere se è pronta, l'importante è controllare la base della focaccia. Uè, la mia focaccia mare si è pronta ed è pure finita. Ecco la mia focaccia barese, buonissima, infatti è finita tutta ed è rimasto l'ultimo pezzo. È soffice, croccante nello stesso tempo ed è ben saporita dalla parte superiore. E lo sapete che vi dico? Prima che la finiscano gli altri, me la vado a mangiare io, naturalmente. Bene, mi raccomando amici, se vi piace la mia ricetta, lasciatemi un like. E aspettatemi con la prossima ricetta, sulle ricette segrete di Tami naturalmente. Un bacio della vostra Tami. Io mi voglio mangiare questo focaccia. Ciao! Se vi è piaciuta la mia ricetta, lasciatemi un like, grazie.